Buongiorno raga, benvenuti nel canale e bentornati per chi lo è già. Allora ragazzi, oggi duplicazione in solo. Vi voglio ricordare che per questa duplicazione bisogna possedere le targhe personalizzate. A quel punto vendere una o due macchine ogni 30 ore e non di più. Requisiti ragazzi, base operativa piena di veicoli con all'interno la ISI e l'Avenger per poter fare le modifiche con l'officina all'interno. Ci servirà il CEO con almeno un piano pieno di veicoli, dopodiché, ragazzi, non ci servirà nient'altro. E a questo punto, sigla! Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Allora ragazzi, tanto per iniziare dobbiamo dirigerci dalla nostra base operativa, vi ricordo, piena di veicoli con all'interno la ISI, l'Avenger, per cui fare le modifiche. Quindi saliamo sulla ISI, ragazzi, e una volta che saliamo sulla ISI aspettiamo che si accende il motore, dopodiché clicchiamo una volta freccia a sinistra, ragazzi. A questo punto saremo, dopo un breve caricamento, all'interno dell'Avenger. Una volta che siamo all'interno dell'Avenger, ragazzi, non ci resta altro che schiacciare cerchio o B, ragazzi, e fare esci dall'Avenger. Dopo questo breve caricamento, ragazzi, spawneremo di nuovo all'interno della base operativa. A questo punto non ci resta altro risalire a questo punto sulla ISI, ragazzi, e poi schiacciare l'acceleratore per uscire dalla base operativa. A questo punto dovremo andare a recuperare un veicolo del civile, ragazzi. Se avete la base in questo punto, se andate in questa zona troverete sempre uno o due veicoli per fare il glitch. Una volta che avete trovato il veicolo, ragazzi, salite sul veicolo del civile e intanto mandate al deposito la ISI. Dopodiché tornate all'interno della vostra base operativa con il veicolo del civile, raga. A questo punto, quando staremo entrando dentro la base operativa, ci dirà che la base operativa è piena. Noi accettiamo questa allerta, ragazzi. Dopodiché, quando saremo all'interno per sostituire il veicolo, ragazzi, a quel punto schiacceremo una volta B o cerchio se giocate da play, e a quel punto accettiamo questa allerta, ragazzi. A questo punto, regà, una volta accettata l'allerta, dobbiamo recarci di nuovo dalla nostra ISI che stiamo duplicando. Ci saliamo sopra, aspettiamo che si accenda il motore e a quel punto clicchiamo freccia a sinistra, e quando, ragazzi, spawneremo all'interno dell'Avenger saremo a piedi. Quindi, ragazzi, vi voglio dire una cosa: questo glitch è instabile come i bimbi minchia che mi rompono i coglioni. Quindi, cosa vi voglio dire? Se dopo questo step che vi farò vedere, che andiamo al CEO, non funziona glitch, riprovate e cambiate lobby, perché a volte funziona e a volte no. È instabile come i bimbi minchia che mi rompono le palle, ragazzi. Quindi a sto punto ci recchiamo dalla porticina, ragazzi, e ci darà questo messaggino in alto a sinistra. Noi lo clicchiamo, ragazzi, fondamentale, e aspettiamo che ci butta fuori dalla base e che ci butti fuori anche dall'Avenger, quindi. A questo punto, regà, potete decidere di teletrasportarvi. Io farò il teletrasporto con l'attività più vicina al mio CEO, ragazzi. Userò questa. Voi, se volete, potete andarci anche con lo Sparrow o il Buzzard o comunque sia un veicolo del civile. Basta che non sia un vostro veicolo di proprietà. A questo punto, una volta che siamo arrivati, ragazzi, dalle parti del CEO, semplicemente rubiamo un'auto del civile, regà, e quando abbiamo rubato l'auto del civile andiamo a chiamare il nostro veicolo che andiamo a sacrificare. Io lo chiamerò dal garage dell'attico di lusso, ragazzi. Aspetto che mi spawna il veicolo, come ben vedete è spawnato, e a questo punto entro nel garage 1, che mi raccomando è pieno di veicoli. Quindi accettiamo questa allerta e aspettiamo il caricamento. Se il glitch sta funzionando, ragazzi, a questo punto ci sarà un breve caricamento all'interno del CEO, dopodiché spawneremo all'interno della base. E ragazzi, a questo punto la duplicazione è fatta.
Quindi, raga, usciamo dalla base operativa, andiamo a richiedere il nostro veicolo, la Issy, che abbiamo duplicato all'interno del garage dell'attico di lusso, perché io ho richiesto il veicolo da sacrificare da quel garage, e quindi vedrete che la Issy è duplicata. L'unico problema, vi ricordo, che questo glitch non cambia le targhe, quindi sbada bam, non lo possiamo fare così contenti, perché ragazzi potrete vendere una macchina al massimo due ogni 30 ore, ma dovete avere le targhe personalizzate, ragazzi, perché se no veramente rovinate un vostro account. Quindi io ve lo porto, ma vi sconsiglio di farlo piuttosto. Guardate l'ultimo che ho portato ieri, ragazzi, è in due, ma le cambie targano, è abbastanza veloce, ragazzi, secondo me è la duplicazione migliore funzionante al momento. Quindi spero che i miei video vi piacciono, regà, e sbada bam, al prossimo video, buona visione.